Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti in questo nuovo video. Ci sto prendendo gusto, sto tornando da Tigotà, ragazzi. Devo tornare perché mi serve il detersivo per lavare i panni, il detergente intimo, e poi non mi ricordo, non devo prendere tantissimo. Però, siccome ci piace tanto questa cosa di andare insieme, vedere, curiosare, scoprire, siamo usciti a piedi io e la family e stiamo dirigendoci verso lui. Ecco, cioè, insomma, c'è questo furgoncino che non è tanto un bel vedere, però Tigotà, eccolo qua. Quindi amici, se vi fa piacere rimanete insieme a me, così scopriremo insieme tutte le novità, vediamo che cosa c'è. Ah, mi riservo del mascara, ecco, voglio vedere se c'è uno dell'Essence che è andato un po' virale, vediamo se lo trovo. Comunque tanto sarete con me, quindi vi aggiornerò su tutto, ci potete contare. Ok, sono dentro e mi trovo già nel reparto detersivi, quindi vediamo se c'è qualche offerta, perché non lo so, volevo prendere le Tabs, però forse prendo, non lo so ragazzi, adesso ci lasceremo ispirare insieme. Allora vediamo un po' in offerta, c'è ace detersivo a 4,48 oppure omino bianco, no, ma questo è sì, detersivo igienizzante a 3,65. C'è anche sole. Sole in realtà è da parecchio che non lo provo, quindi se voi lo utilizzate mi fate sapere come vi trovate, perché non so se prenderlo o no, cioè fanno tante pubblicità, però vabbè, mai preso. Poi che ci sta, vabbè, c'è questo qui, appunto, sempre omino bianco a 3,65, anche a ninfea rosa, ragazzi, profumo floreale, mi piace. Va bene, vediamo un po' cosa prendo. Dietro c'è tutta una linea tipo ecologica di detersivi, candeggine. Adesso curiosiamo un po' insieme. Tipo c'è il cura lavastoviglie, sono 10 tabs e vengono 5,29, oppure le tabs effervescenti di candeggina che smacchiano, sbiancano in diverse profumazioni: lavanda, limone, mentolo e anche quella neutra. Questi mi incuriosiscono tantissimo, sinceramente. Poi c'è anche il formato più grande di Tabs di candeggina, sempre nelle stesse profumazioni a 5,48. C'è anche il percarbonato di sodio per smacchiare i panni a 3,50 €, acido citrico, insomma c'è veramente una grande scelta. È una linea che mi incuriosisce tantissimo, in realtà non l'ho mai provata, però quasi qualcosina, sicuramente non oggi ma credo le prossime volte proverò. In offerta ci sono anche della Sensation, questi deodoranti per ambiente. Allora, questo tipo è agrumi e cannella, questo è opium e poi c'è anche lavanda, c'è anche talco a 2,99 €. La Bioteca Italiana fa anche l'intimo, cioè nel senso il detergente intimo, anche questo deve essere molto buono, la linea Yes. Sono molto incuriosita anche da questo L'Oreal Elville Paris all'acido ialuronico, perché è uno shampoo purificante che all'interno contiene acido salicilico e acido ialuronico, quindi dovrebbe essere purificante ma anche idratante. E c'è anche il siero per la cute antisebo, viene 9,48 € il siero, c'è il balsamo a 2,95 € e lo shampoo a 2,95 €. Mi incuriosisce un sacco, quasi lo prendo. Altra linea che mi incuriosisce moltissimo è questa chelemata. Praticamente abbiamo diversi tipi di shampoo, tipo il purificante con foglie di ortica e ginepro, però questo è specifico per antiforfora, mentre questo verde per capelli grassi. Poi c'è quello alla camomilla per capelli chiari e poi c'è quello ai semi di lino per capelli aridi e sfibrati. Sono in offerta a 4,99 €. Non so se c'è anche il balsamo, sì, ecco, lo vedo qua, però c'è solo questa tipologia di balsamo della stessa linea, dello stesso brand, e però è per capelli aridi e sfibrati. Comunque anche questa è una linea che mi incuriosisce parecchio. La Bioteca Italiana fa anche l'autoabbronzante corpo graduale. Di Perlier abbiamo tutta la linea Natural Vegan Beauty per il corpo al melograno. Non so se ci sono anche altre profumazioni, però questa al melograno deve essere fantastica. Vedo che il più venduto è lo scrub per il corpo a 6,30 €.
Anche questa è una linea molto particolare che deve essere buona. Questo è lo stand Essence, però il mascara che mi serviva non lo vedo, non c'è. Quindi devo ripiegare su qualcos'altro. Adesso vediamo un pochino. Molto carina anche questa linea della Melvita. Ci sono i contorno occhi all'olio di avocado oppure anche olio di ricino, olio di calendula, olio di jojoba. Ci sono tantissime, cioè servono per tantissime cose. Questa linea mi incuriosisce un sacco e anche questa qui della Green Nature, soprattutto perle e rose, che c'è tutta una sorta di, ecco, appunto, profumo, spray deodorante, bagno doccia, crema per il corpo, c'è anche vaniglia. Madonna, zenzero fiorito, deve essere fantastico. In offerta della Mavala tutti i prodotti per le unghie. Ok, allora, spesa fatta, spesuccia fatta, ragazzi, non ho preso niente di che, però era quello che mi rioccorreva. Mi è dispiaciuto un sacco non aver trovato questo mascara della Essence, non so se ce l'avete presente, ve lo spiegavo prima, è uno andato abbastanza virale, tipo con dei colori metallizzati fluo, tipo lilla, giallo, adesso non ricordo neanche precisamente il nome, però sono stracuriosa di volerlo provare. Girerò tutti i Tigotà della zona finché non lo troverò, ragazze, perché ve lo voglio far vedere, soprattutto voglio vedere come agisce sugli occhi e testarlo per voi e insieme a voi. E invece, per quanto riguarda la linea degli autoabbronzanti, c'era veramente tantissima scelta e sulle autobronzanti ci sono un po' dei pareri discordanti, ragazzi. Fatemi sapere voi che ne pensate. Io preferisco l'abbronzatura naturale, ovviamente, però c'è chi non disdegna anche appunto l'autoabbronzante. Io non l'ho mai usato. Diciamo, non ho mai adoperato questo prodotto perché ho sempre avuto paura di creare degli intoppi, cioè di creare dei casini, perché effettivamente quando si va a stendere sul corpo, innanzitutto bisogna indossare dei guanti, magari se non lo stendi uniformemente fai dei pastrocchi, in alcuni punti prende di più, in alcuni punti prende di meno, quindi diventa un po' una porcheria. Bisogna saperlo fare, cioè nel senso diventa poi brutto da vedere, un po' antiestetico, no? È chiaro. Quindi se voi siete pratiche o siete pratici di questi autoabbronzanti, vi chiedo di farmi sapere giù fra i commenti come vi siete trovati e qual è l'autoabbronzante che più vi piace. Per esempio ce n'è anche uno di Garnier. Andato virale anche quello ultimamente, ma è tipo a mousse, è liquido, è trasparente, però poi si preme la pompetta e esce tipo a mousse. E non so effettivamente come sia, ho paura che sia un po' appiccicoso. Vabbè, non lo so, fatemi sapere che cosa ne pensate, amici. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi ringrazio per essere rimasti con me fino a qui, come sempre. Che dire, vi bacio forte forte. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e ricordatevi di seguirmi anche su TikTok e su Instagram. Vi lascio tutti i dettagli per potermi seguire anche su questi altri social. Un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao!